Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme una bella collana riciclando una vecchia camicia, in questo caso la mia è di jeans, la vedete, ma è possibile fare lo stesso progetto con un'altra camicia vecchia, useremo solo il colletto, ci occorreranno anche un paio di forbici, ago e filo, dei bottoni gioiello, degli strass. La colla per attaccare lo strass, gli strass, vi metto il link qui sotto della colla e degli strass, un paio di pinzette. Ci occorrerà in alternativa la cannuccia, quella che avevamo usato per la pittura 3D con i diamantini. Ho visto che esiste in vendita solo la cannuccia con le scatoline e la gommina. Per far aderire i brillantini, vi metto il link anche di questo. Direi null'altro, andiamo a cominciare. La prima cosa che faremo sarà quella di staccare tagliandolo in tutto il colletto. Ed eccola qua, quindi guardate. Qui abbiamo praticamente già la nostra collana pronta. Ora andiamo a decorarla. Per fare ciò la apriamo in questo modo, prendiamo i nostri strass e la colla, poi prendiamo la gommina, ve la ricordate? L'abbiamo vista nel ricamo 3D, dipinto 3D con i diamantini, un pochino di colla. Ed ora prendiamo lo strass, un pochino di colla e li andiamo ad incollare tutto intorno sul bordo del collettino. Quindi qui fuori metterò prima quelli grandi. Vedete com'è semplice, basta mettere un pochino di colla. Provare anche senza. Sì, anche se non avete questo attrezzo, con le mani, con le dita potete tranquillamente incollarli. Quindi incolliamo tutto il bordo intorno. In alternativa possiamo anche mettere una strisciolina di colla direttamente sul tessuto. E poi andare ad applicare semplicemente gli strass in questo modo. Non abbiate timore, la colla poi una volta asciutta tiene perfettamente, è colla apposta. Facciamo tutto il bordo intorno. La colla deve asciugare perfettamente per tenere i brillantini, quindi stiamo attente a non spostarli fino a che la colla non sarà completamente asciutta.
Allora, continuiamo. Dobbiamo ricoprire tutto il nostro collettino di strass. Ora, chiaramente riempirlo tutto fitto fitto diventerebbe, insomma, diventa un lavoro molto lungo. Io farò questo. Metterò un'altra striscia di strass di questi più grandi qui e poi metterò gli altri sparsi su tutto il collettino. Naturalmente, quelle tra di voi che hanno la pistola apposta termofusione per attaccare gli strass potranno usarla e faranno molto prima di quanto non faccia io. Ed ecco fatto, anche l'ultimo brillantino è attaccato. Ora non ci resta che aspettare che la colla sia perfettamente asciutta. Ho deciso che renderemo prezioso questo punto sempre con i brillantini, quindi non cambieremo il bottone, non applicheremo sopra un bottone gioiello, ma semplicemente andremo a riempire di brillantini anche questa parte. In questo caso posso tranquillamente mettere un pochino di colla, vedete, piano piano qui. Vediamo se non gocciola e poi andiamo a ricoprire per bene tutto con i brillantini. Vedete che bell'effetto, proprio un vero gioiello. Ed ecco fatto, lasceremo ora asciugare per bene tutto quanto. Ed ecco qua la nostra collana colletto gioiello. E questa secondo me potrebbe essere una semplicissima idea per realizzare un bijou molto particolare ma grazioso per Capodanno. Si potrebbero anche utilizzare i polsini della stessa camicia per realizzare magari un polsino, un bracciale, e secondo me questo completo coordinato con una cravattina di strass potrebbe essere una cosa veramente sfiziosa, naturalmente per una ragazza molto più giovane di me. Che altro aggiungere? Ringrazio Antonella, che è colei che mi ha regalato questa camicia. Hai visto, Anto, cosa ne abbiamo fatto? Ringrazio anche tutti voi, come sempre grazie, grazie a tutti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!